much time you spent at the mall? All day, how many runners do you got on call? All day, how long they keep you in call? All day, take you to get this fly? All day, tell your P.O. how long you been high? All day, now already know I'm straight from the shop. All day, top, 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 side. All day, this shit, nigga, shopping for the winner and it's just made me. Ben The Sergeant Whittaker, inglese, nato residente a West Bromwich, 26 anni, 191 cm, guardia ortodossa, 4 vittorie in carriera, percentuale di KO del 75%. Saranno 8 i round. La categoria è quella dei pesi medio massimo. Suave, Nick. Round, round, listen to Sade, Nick. If you ain't with us, you in our way, Nick. You were acting, you should be on Broadway, Nick. Cause you do shit the Broadway, Nick. You got it with my Broadway thicker. Late for the class in the hallway, Nick. Get a dropout at it as always. Ladies and gentlemen, this is your chief support now of the evening. 8 grand rounds in the light heavyweight division. Promoted by Ben Shalom, the boxer, and brought to you live. Era bollente anche le vuvuzelas spolverate per l'occasione, il palazzetto pronto ad infiammarsi. Abbiamo visto anche comunque che ha molto seguito Whittaker. C'è un pugile di quelli che o lo ami o lo odi, vedremo se oggi avrà lo stesso atteggiamento di sempre. Tra l'altro l'abbiamo commentato l'ultima volta e non aveva tutti questi tatuaggi. Fuori secondi, primo round. Cioè, questa è un'osservazione che in effetti non avevo pensato. Notiamo subito la differenza fisica di Whittaker, molto più alto, più slanciato. Vuole aspettare Steven, ha cominciato Whittaker, non farti impressionare, non farti distrarre, questo deve essere il mantra, questo è il mantra che lui stesso ci ha detto di voler adottare. Ovviamente Steven deve fare attenzione, come dico sempre, alle sfuriate di questi pugili che sono molto veloci e sulle mani.
e fa attenzione agli attacchi fulminei appunto di Whittaker. Abbiamo già leggermente arrossato sul naso il nostro Steven e bei sinistri. Occhio al jab che qui è entrato da parte dell'inglese. Poi sappiamo appunto che Whittaker comunque ha un buon pugno, 3 match vinti su 4 per KO. Bello questo montante. È entrato con il montante adesso. Si lancia in avanti, poi mette un ginocchio a terra, però Whittaker colpisce mentre l'avversario è a terra. Questo è un brutto, gesto. Infatti si becca un richiamo. Sì. Steven non deve innervosirsi. È entrato due volte. Si mantiene vicino alle corde. Prova ad uscire con un overhand. Preso all'angolo. Questo raddoppio. Sinistro che scompone un po' Steven, il quale sorride. Deve fare attenzione a lanciarsi in avanti in questo modo. E deve tenere sulle mani perché comunque Whittaker è insidioso. Si incrociano. Adesso infatti ha tirato la mano destra Steven, è stato incrociato da quel gancio sinistro di Whittaker. Occhio al jab, è entrato due volte l'inglese. Prova a cambiare guardia il nostro Dredai. Il destro avanti in questo momento, poi di nuovo sinistro, cerca di non dare punto di riferimento, prova a incrociarsi, prova ma Whittaker schiva da tutte le parti. Prova a fare un po' di show. Finisce il primo round. È davvero complicato anche non farsi distrarre, innervosire. Assolutamente sì. Una cosa che mi preme assolutamente di dire come consiglio proprio spassionato, perché poi io soffro da pugile ancora in attività, vedere questo. Steven deve fare attenzione alla difesa, io ogni colpo che prende è come se lo sentissi io. Momentaneamente è una difesa abbastanza labile, si butta con le mani basse o si fa trovare impreparato. Il consiglio che mi viene da dare in questo momento è di tenere sulle mani, prendere il meno colpi possibile, anche per non dare la soddisfazione a Whittaker di gigioneggiarsi in questo modo. Quindi su le mani, difesa più accurata, e poi piano piano facciamo il match. Secondo round che comincia in questo momento. Ovviamente la ripresa di prima Whittaker se l'è portata a casa. Cerca con il jab, poi va a raddoppiare. Bravo Steve. Sì. Prova a respingerlo adesso Steven, con coraggio e con determinazione. Adesso tiene su la mano destra, come hai fatto giustamente notare. Sì, deve chiudersi di più, avere tutte e due le mani sopra le tempie e tenere le braccia strette, perché abbiamo visto che Whittaker è esplosivo e si sta prendendo ancora sui tempi, non sta iniziando a premere sull'acceleratore, sta, come sappiamo, nel suo stile ancora sì, facendo il giocherellone, passatemi il termine. Questo destro Steven non accusa più di tanto, dovrebbe fare attenzione, prova a lanciarsi avanti qui, però l'arbitro lascia correre.
entra con il jab e poi indietreggia Steven, è questo quello che deve fare. Secondo me se usasse leggermente di più qualche colpo, ovviamente trovare un avversario del genere non è facile perché non ti dà mai un bersaglio, però abbiamo visto che all'inizio di presa comunque qualche colpo è riuscito a metterlo a Whittaker, dovrebbe portare combinazioni tre controcolpi anche comunque sulla parte bassa del corpo in modo tale da trovare il bersaglio, perché di testa è molto veloce a schivare Whittaker, è veramente difficile trovarlo. Provando adesso altro clinch e trattenuta adesso del nostro Steven, comunque avanza con coraggio. E anche il nostro Steven che riesce a schivare, poi riesce a portare anche un colpo al corpo, esce dalle corde, adesso vuole spingere un po' Whittaker. No bruttissimo. Sappiamo che questo personaggio è Steven, non ci deve cascare come diciamo prima nei retroscena. Io mal digerisco Whittaker, ma perché non sei forte, sei bravissimo, però ovviamente il campione secondo me si differenzia poi in altre cose, ovvero nella vita quotidiana, nell'esempio. Questi non sono esempi che a me piacciono, e Steven non si deve far portare in quel lato lì che giustamente Whittaker fa, perché sono anche giochi psicologici quando si combatte. Vediamo qua il replay. Ma il discorso è un conto sono i balletti, un conto è lo show, però qui è andato a muso duro davanti all'avversario senza alcuna ragione. Steven che non deve farsi innervosire, lui che ha origini albanesi anche se tutta la sua famiglia è in Italia, e l'arbitro va a richiamare i due, che sì, insomma. Si sappiamo che Whittaker, come si dice in Italia, da un orecchio gli entra, dall'altro gli esce. Vedremo, forza Steven, terzo round. Il match è appena cominciato. Gancio pericoloso adesso. La risposta però con il diretto di Steven, senza paura. Lo tiene sul sinistro perché facile che possa entrare, eccolo col destro Whittaker, se lo tira sul sinistro diventa pericoloso. Qui lo porta lui però il sinistro, la prima volta riesce forse il nostro Steven a trovare l'avversario con un po' più di frequenza, scaglia questa serie di ganci ben Whittaker, tiene l'avversario sull'angolo, prova poi a venire fuori con tanta grinta, si chiude bene. Esce dall'angolo. Vediamo adesso il nostro Steven sta sanguinando dal naso, ha preso qualche colpo fastidioso. Whittaker comunque sappiamo che è dotato di un ottimo cazzotto, tanta velocità, infatti guardiamo che adesso... Attenzione, sequenza pesante di Whittaker, il primo conteggio ai danni del nostro Steven, ricoperto di sangue sul volto, può andare avanti, adesso Whittaker forse proverà ad accelerare. Comunque a gettarsi avanti Dredai. Continua con le sue guasconate a guardare il pubblico. Time out. E si becca un richiamo non ufficiale. Qualche fischio. Forse ai danni dell'arbitro, perché evidentemente al palazzetto il suo atteggiamento piace. Qui riesce a incrociare l'avversario. Whittaker colpisce duro dal clinch,
mettiamo l'angolo di sulle mani. Difficile trovare Whittaker. Sì, più che altro se uno prova a mirare alla faccia un avversario così immobile diventa davvero difficile. Poi anche di gambe è molto veloce, però Steven deve provare un po' sotto e fiaccarlo un pochetto. Steven Leonetti Dredai, nato in Albania ma cresciuto in Italia, ha iniziato box a 13 anni, mollando un paio d'anni durante l'adolescenza, riprendendo ai 19 senza più mollare, avvicinatosi alla box grazie allo zio ex pugile, che non era propriamente uno studente modello, questo ci ha raccontato, poi la sua carriera è andata avanti. Tutta la sua famiglia, come dicevamo, è in Italia. In conferenza stampa i due tra l'altro si sono beccati, perché come detto stavano facendo sparring quando a Steven è stato comunicato del match. Whittaker ha detto, ho chiesto 8 round di sparring e lui se n'è andato dopo 6. Steven ha replicato smentendo e dicendo: se vuoi 8 round la prossima volta pagami per 8 round. Whittaker ha detto: ti darò la paga domenica. Insomma, conferenza stampa se ne sono scambiate un po', anche nel face off hanno avuto qualcosa da dirsi. Intanto siamo al quarto round. Vediamo come adesso il nostro Steven sta andando sotto. Prova di tanto in tanto a switchare. Preso con questo jab. Forse un po' troppo basse, smanaccia Whittaker. Pericolosissimi questi colpi, fortunatamente non sono arrivati. Attenzione, atterramento brutale da parte di Whittaker. Un colpo di incontro terribile. Finita. Giustamente perché. E finisce qui. Finisce malissimo per il nostro Steven. Sono stati colpi duri, sappiamo che Whittaker su quello è un fenomeno, non si può dire nulla perché è davvero forte, ha un pugno davvero davvero forte. Adesso ha smesso di fare lo show, infatti ha chiesto silenzio al pubblico per il nostro Steven, e questo era ancora più difficile della nostra Silvia, perché Whittaker è davvero un fenomeno, come dicevamo prima, fa malissimo, l'abbiamo commentato, lo conoscevamo, e qui è entrato con questi due colpi davvero davvero potenti. Chirurgici. E ha spento le lampadine al nostro Steven, che fortunatamente adesso è in piedi e stanno facendo gli accertamenti. Speriamo appunto che sia tutto a posto. Bravo Steven, sapevamo che era davvero difficile questo match, ma comunque, ripeto, la cosa che possiamo dirci è unirci a Steven, di forza, coraggio, avrai modo di rifarti. Fa sempre male vedere ovviamente i nostri connazionali in piedi. Si rialza per fortuna. In questo modo. Che consiglio gli daresti per rialzarsi? Allora, il consiglio, perché anch'io sono caduto molte volte, anch'io sono andato in Inghilterra, ho perso anche un paio di volte tipo un mondiale e un europeo, perché ho avuto i miei blocchi di testa, perché ho girato tutto. Intanto l'abbraccio tra i due. È tutto mentale. L'unico consiglio veramente, adesso giusto per così un pur parler, per uscire da questa fase critica, qua intanto vediamo il replay, quel gancio devastante seguito dopo quel destro di incrocio. Però guardate qui, davvero il consiglio che posso dire a Steven è di e l'abbia detto fino alla prima ripresa, curarvi più la difesa, perché il pugilato meno ne prendi più avanti, questo dicono anche tutti gli antichi del pugilato. Abbiamo visto che qualche colpo se lo poteva risparmiare prima Steven, e quindi il consiglio, perché è un ottimo pugile, è un pugile valorosissimo, è un giovane di talento, curare la difesa.
solo quello. Per il resto comunque sapevamo che stasera era davvero, davvero difficile. Comunque bravo Steven, qui il gancio devastante, poco da dire. Sì, sì, quando arrivano questi colpi non si può far nulla. Sapevamo, e già prima Whittaker aveva portato un montante destro e un gancio sinistro devastanti, e fortunatamente è andata di prima, però con l'esplosività che ha questo ragazzo sicuramente farà tante belle cose. Momento del verdetto. Successo in carriera per Ben Whittaker, purtroppo ai danni del nostro italo-albanese Steven Leonetti Vredai, che rimedia la sua terza sconfitta in carriera. Un peccato, perché nelle prime fasi del match aveva mostrato grande coraggio, grinta e determinazione. Non aveva fatto un match certamente difensivo, è stato punito per una guardia forse un po' troppo bassa. Whittaker il pugno forte ce l'ha e i dati purtroppo lo dicono da soli, parlano per lui. Sì, assolutamente, ma ovviamente questo non deve scoraggiare il nostro Vredai. Sono cose che capitano nella carriera di un pugile, perché sennò uno non fa pugilato. Bisogna accettare sia la sconfitta che le vittorie, ci sono periodi belli e periodi brutti. È un ottimo pugile, un pugile di valore immenso per Vredai, sappiamo che si rifarà, si rialzerà e non è finita qui per lui, quindi siamo vicino, bravo Steven, siamo con te e avremo modo di rifarti. Allora, prima di prenderci una piccola pausa e di proiettarci poi verso il main event, lo ricordiamo in palio il titolo WBO dei pesi cruiser, difeso per la prima volta da Chris Billingsmith, il pugile di casa. Andiamo rapidamente a vedere gli appuntamenti della prossima settimana, di quella che viene per Mola, con la finale